Tutorial casco Viper RSV171. Collegamento intercom fra i due caschi. Se è già stato effettuato un tentativo di intercom, si consiglia di agire togliendo la protezione e con una semplice penna andare a resettare la piccola centralina. In questo caso due caschi. Si sente un leggero tic e quindi ecco fatto il reset. A questo punto accendiamo i due caschi. Tastino rettangolare, tenere premuto, da luce blu passa a luce blu lampeggiante rossa. A questo punto su uno dei due caschi si procede con un tocco. Quando anche il secondo casco lampeggerà blu, si sente la voce che dice che l'intercom connected e quindi è collegato. A questo punto spegniamo tenendo premuto affinché diventano le luci rosse. Riaccendiamo . Attendiamo nuovamente il lampeggio del rosso-blu su entrambi i caschi e procediamo anche con il secondo casco per l'apprendimento dell'intercom. A questo punto i due caschi sono comunicanti. Quando si desidera effettuare l'intercom, o da un casco o dall'altro, basta semplicemente una leggera pressione. All'interno del casco si sente intercom connected e da lì si può parlare. Per regolare il volume, ruotare in senso antiorario e il volume si alza e uno lo posiziona come meglio crede. Per spegnere la comunicazione, ripremere di nuovo con un tocco veloce il tastino d'accensione e loro tornano ad essere in standby. Per quanto riguarda la memorizzazione sul telefono, sappiamo tutti ormai come funziona benissimo il Bluetooth sui telefoni, quindi apriamo il nostro smartphone, andiamo sulle connessioni Bluetooth e una volta che abbiamo aperto la connessione Bluetooth, pigiamo il tastino affinché spegniamo il casco, se naturalmente era acceso. Lo premiamo nuovamente ed attendiamo che lampeggi rosso-blu. Una volta che lampeggia rosso-blu, clicchiamo su Viper nel nostro Bluetooth dello smartphone e il collegamento avviene. E questo è quanto. Grazie a tutti.